l'esercizio era questo qui, limite per x che tende a 2 di x cubo meno 2x quadro meno 4x più 8, x cubo più x quadro meno 2x meno 8. Ora qui il punto è x tende a 2, per cui dopo aver verificato che sia una forma indeterminata, qua abbiamo, se ci metto 2 al posto di x, 8 meno 8 meno 8 più 8 fa 0, 8 più 4 meno 4 meno 8 pure fa 0, ma a parte questo io non, diciamo, non posso usare gli sviluppi che facevo l'altra volta, perché quelli erano sviluppi di McLaurin vicino a 0 oppure vicino a infinito, cioè quando x tende a 0, x è una quantità piccola, x quadro è una quantità più piccola, x cubo è una quantità più piccola, quindi x è la quantità più grande, o la costante più grande di x, se c'è. Quando x tende a infinito, x cubo è una quantità più grande di x quadro, che è una quantità più grande di x, che è una quantità più grande, cioè più grande nel senso che tende più velocemente a più infinito, di una costante che ovviamente non tende a infinito. Ma nella fattispecie qui, qua tendono tutti a delle costanti, no? Questo tende a 8, questo a meno 8, meno 8, a 8. Non è che c'è una quantità che è più grande di un'altra, no? Come si fa? Siccome il tutto tende a 0, noi dovremmo scriverlo in un altro modo, dovremmo scriverlo come qualcosa per x meno 2. L'infinitesimo fondamentale in 0 è x meno 2. Allora, l'unico modo, se non voglio cambiare, diciamo, se non voglio fare sostituzioni nella x, che poi vedremo invece la cosa più conveniente, l'unico modo è fare la divisione di infini, cioè più semplicemente x cubo meno 2 x quadro meno 4x più 8, siccome si annulla in 2 vuol dire che è uguale a x meno 2 per, adesso aggiustiamo, qua ci vuole per forza x quadro, poi qua c'è meno 2x quadro, allora vuol dire che qua a x non ci devo mettere niente perché c'ha già o meno 2x quadro, poi viene meno 4 che fa meno 4x più 8, e quindi fattorizzando ulteriormente viene x meno 2 per x meno 2 per x più uguale x meno 2 al quadrato per x più. Sotto invece x cubo più x quadro più 2x meno 8 è uguale a x meno 2 per x quadro, che x fa x cubo, poi qui ho meno 2x quadro, quindi devo avere più 3x, per avere più 3x quadro, per avere x quadro qua, qua era meno 2x. Adesso ho meno 6x, quindi meno 6x, quindi devo avere più 4 per fare meno 6x più 4x fa meno 2x, e poi meno 8. Questo poi in meno 2 non si annulla più, quindi andando a sostituire io trovo che questo è uguale al limite per x che tende a, a 2, scusate, di x meno 2 al quadrato per x più 2 fratto x meno 2 per x quadro più 3x più 4. Quindi semplicemente semplifico in x meno 2, adesso il denominatore non si annulla perché il denominatore fa 4 più 4 meno 6 che fa 2, il numeratore si annulla e quindi semplicemente il limite fa. Però questo richiede quantomeno ricordarsi della divisione tra polinomi. In realtà non c'è bisogno di ricordarsi la divisione tra polinomi, basta semplicemente fare un cambio di variabile. Allora, noi dove sappiamo sviluppare? O in 0 o in infinito. Allora, prima cosa, facciamo la sostituzione per mandare la variabile a 0. Allora, facciamo la sostituzione x uguale t più 2. Ok? Quando x
tende a 2 e t tende a 0, cioè t uguale a x meno 2. Quindi quando x tende a 2 t tende a 0. Quindi il limite diventa limite per t che tende a 0. Adesso mi devo fare il conto di t più 2 al cubo meno 2 t più 2 al quadrato meno 4 che moltiplica t più 2 più 8, e sotto mi viene t più 2 al cubo più t più 2 al quadrato meno 2 per t più 2 meno 8 uguale. Adesso devo fare il conto. Allora l'unico t cubo mi viene da qua, andate per il grado del polinomio così è più facile fare il conto. Allora, l'unico monomio di grado 3 mi viene da qua. Poi se passiamo ai monomi di grado 2, uno viene da qua con lo sviluppo del cubo del binomio, quindi viene 3t quadro per 2, quindi 6t quadro. Li scrivo e mano a mano li, diciamo li semplifico. Poi qua ho meno 2t quadro. Poi qui non ho altri t quadro, quindi 6 meno 2 fa 4t quadro. Poi passiamo a t. Adesso t abbiamo 3t per il quadrato di 2, cioè 4, 3 per 4 è 12, quindi più 12t. Qui abbiamo il doppio prodotto fa 4t, quindi meno 8t. E poi abbiamo meno 4t da qui. 12 meno 8 meno 4 fa 0. Adesso passiamo alle costanti. Le costanti sono quelle che avevamo valutato prima, cioè 8 meno 8 meno 8 più 8 e fa 0. Andiamo al denominatore. L'unico t cubo mi viene da qui, poi qui mi esce 6t quadro più un t quadro da qui viene 7t quadro. Poi adesso t viene 12t più 4t meno 2t. Come vedete stavolta non se ne va nulla, ma 12 più 4 16 meno 2 fa 14t. E poi invece le costanti vengono sempre 8 più 4 meno 4 meno 8 e fanno 0. Ok, quindi come vedete stavolta sopra posso mettere, adesso t tende a 0 e posso mettere in evidenza t quadro sopra e mi rimane 4 più t, e t sotto e mi rimane 14 più 7t più t quadro. Allora, come vedete questo tende a 4 quattordicesimi rapporto alle due parentesi, invece questo tende a 0 e prodotto. Chiaro? Quindi questo è un modo alternativo che non richiede l'uso di uffino. Nel cambiare questa variabile potremmo fare come l'altra volta sfruttando le derivate per trovare più facilmente, però fino a grado 2 treno con me. Questo è l'esercizio tipo dell'esame. Questo? Ma neanche lontanamente. Magari questo è l'esame. Il problema è che se anche da questa all'esame c'è il rischio che lo sbagliato lo stesso. Vi voglio controllare giusto che io ho fatto bene il conto di quel 14. Qua se ci mettevo 2 quanto mi veniva? Veniva 4 più 4 meno 2, doveva fare 2. La pianta la vediamo.
No, quel 14 non dovrebbe essere corretto. Perché non dovrebbe essere corretto? Perché quando lo scrivo così, qua c'era T, allora qua inizia con una costante, la costante è quella valutata in 2, in 2, sì. Quella valutata in 2, ah no no no, 6 più 4, 14, no, l'avevo valutata in meno 2, quindi perciò mi stavo sbagliando adesso. No, è giusto. Vedete? Quando abbiamo fatto l'esercizio di prima, adesso valutate questo in 2, perché diciamo x sta tendendo a 2. Se valuto questo in 2, quanto viene? Viene 4 più 6 più 4 e fa 14. Che cosa vuol dire? Se cambiassi adesso, mettessi x uguale t più 2, qui mi verrebbe t, e qui mi verrebbe qualcosa che inizia con 14. Quindi sotto dovrebbe iniziare con 14 t e ci troviamo. Chiaro? Bene. Vediamo le altre. Però potete fare un esercizio con difficoltà tipo quello dell'esame? Ci arriveremo tra poco a quelli con difficoltà tipo quello dell'esame. Non li posso fare prima che lei mi sia morto. Allora, cominciamo a fare. Ecco, questa è rimasta indietro, questa cosa qui, quindi pure questo c'ha un senso fare. Facciamo limite per n che tende a infinito di n fattoriale n a pi greco fratto 2 alla n. Vabbè, questo è un limite banale, questo sono più infinito. Allora, chiamate questo a con n. Allora, provate a fare a con n più 1 fratto a con n. A con n più 1 è n più 1 fattoriale n alla pi greco, n più 1 alla pi greco fratto 2 alla n più 1 per 2 alla n fratto n alla pi greco per n fattoriale. Adesso questo e questo semplifica, qua rimane n più 1, questo e questo semplifica, qua rimane 2, e poi rimane 1 più 1 su n alla pi greco, quindi mi viene 1 più 1 su n elevato a pi greco per n più 1 mezzi. Allora, come vedete, questo non dà problemi, tende a 1, però questo qua tende a più infinito, che vuol dire che il rapporto a con n più 1 fratto a con n tende a più infinito. Allora, se vi ricordate, quando questo rapporto tendeva a qualcosa di maggiore di 1, stiamo parlando di numeri positivi ovviamente, allora il limite di a con n faceva più infinito. Perché? Allora, diciamo, a parte che l'abbiamo dimostrato, non me lo ricordate, ma il concetto che deve rimanere, e casomai la dimostrazione si recupera, uno se la fa al momento. Se il rapporto a con n più 1 fratto a con n tende, vedete qua, tende a una costante maggiore di, per esempio, se ci fosse stato solo 2 alla n tutto, il rapporto tendeva a un mezzo, cioè voleva dire che ogni volta a con n dime, invece qua ogni volta a con n aumenta, da a con n più 1 aumenta di un fattore circa n più 1 mezzi, quindi quando n è almeno 10, quello è almeno 5, quindi da 10 in poi quello è maggiore di 5, quindi ogni volta che io vado aumento di 1 l'indice della successione, a con n aumenta di 5 volte, diciamo il termine della successione aumenta di 5 volte, almeno, è chiaro, 5 per 5 per 5 per 5, se no è infinito.
se non è infinito in maniera addirittura più che esponenziale, perché vedete che questo, cioè quando tende a una costante, questo è indice di una crescita esponenziale. Esponenziale con, diciamo che va più infinito quando il rapporto è maggiore di 1, diciamo tende a una costante maggiore di 1, che va a 0 quando il rapporto tende a una costante minore di 1, che poi non si sa quando tende a 1. Quando tende a 1 può essere una crescita polinomiale, insomma, può essere una crescita in altro tipo. Qui quello che comanda è n fattoriale. N fattoriale non l'abbiamo dimostrata, ma prima o poi la dovremo dimostrare, è uguale circa a n alla n fratto e alla n per la radice 2 pi greco n per 1 più 1 su 12 n, se non mi ricordo qua se è più o meno 1 su, più o piccolo di 1 su n. Il terzo termine mi ricordo la costante, ma non mi ricordo se il segno è più o meno. Quindi, come vedete, chi comanda questo n alla n qua? Che c'è un e alla n sotto, ma se mettete, diciamo, considerate solo questo, già solo questo è n fratto e elevato a n. N fratto e, la base va infinita, l'esponente va infinito, quindi va tutto infinito. Ok, facciamone un altro. Allora, limite per n che tende al più infinito di n alla n, n pi greco, tutto alla n fratto n fattoriale. Riproviamo con lo stesso metodo, facciamo a con n più 1 fratto a con n. E allora questo qui è n più 1 per pi greco tutto elevato alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale per n fattoriale per n pi greco elevato a n. Adesso qua semplifico e rimane un n più 1 qua. Adesso pi greco alla n più 1 fratto pi greco alla n rimane un pi greco, poi ho n più 1 alla n più 1, un n più 1 si semplifica con quello di sotto, quindi mi fa n più 1 fratto n tutto elevato a n. Ok? Ok, quindi questo a cosa tende? Questo sarebbe 1 più 1 su n. Questo è 1 più 1 su n alla n. Pi greco? Per n. 1 più 1 su n alla n è quel limite notevole, abbiamo calcolato già più di una volta. Che fa n? Pi greco per n è maggiore di 1. E quindi va a infinito. Oppure, un altro modo di vederla era n alla n fratto n alla n fattoriale, questo numero è maggiore o uguale di 1, quindi tutta questa roba qui è maggiore o uguale di pi greco alla n, pi greco alla n va più infinito e allora questo va più infinito. Questi sono tutti esercizi banali, insomma. Però giustamente se non fai prima esercizi banali e poi quello più difficile. Adesso facciamo quest'altro. Facciamo il limite per n che tende a più infinito, ovviamente, di n alla 5 per 3 alla n fratto n più 1 fattoriale. Adesso facciamo sempre a con n più 1 fratto a con n. A con n più 1 è n più 1 alla 5 per 3 alla n più 1 fratto n più 1 fa n più 2 fattoriale, tutto per n più 1 fattoriale n alla 5 per 3 alla n, e il tutto
viene il tutto viene n più 1 5 fratto n alla 5 viene n più 1 fratto n alla 5, poi rimane un 3 sopra e un n più 2 sotto, semplificando questo. Per n che tende a infinito, questo a quanto tende? Questo pezzo qua. Questo qua tende a 1, questo a 3, questo a infinito, quindi tutto tende a 0. E quindi? E quindi questa successione a quanto tende? Quando ogni volta che, per esempio, quando questo rapporto è diventato minore di un mezzo, diciamo da un certo indice n in poi, avete a con n, poi a con n più 1 sarà minore di a con n mezzi, quello successivo sarà minore di a con n quarti e così via. E quindi chiaramente la successione tende a 0. Perché quel rapporto tende a un numero minore di 1. Facciamo quest'altro? Facciamo il limite per x che tende a 4 di x quadro meno 3x più 4 per x cubo meno 4x quadro meno 16x più 64. Allora, metteteci 4 al posto di x e vedete, al numeratore viene... Aspettate che forse voglio vedere se ho copiato... Sì, infatti, è meno 4. Al numeratore viene 16 meno 12 meno 4 che fa 0. Al denominatore viene 64 meno 64 meno 64 più 64 e poi fa 0. Quindi viene 0 su 0. Allora, sicuramente questo limite o è finito oppure non esiste. In realtà ora vedremo che non esiste. Perché? Perché il numeratore è di grado 2 e non è il quadrato di x più, non è il quadrato di x meno 4. È evidente questo. Quindi sopra di x meno 4 se ne può mettere in evidenza solo 1. Sotto invece bisogna vedere se se ne può mettere in evidenza uno solo o più di uno. Quindi se facciamo con Ruffini, qua abbiamo x tende a 4, sopra è x meno 4 che moltiplica x più 1. Qui è banale. Sotto invece abbiamo x meno 4 che moltiplica x quadro, meno 4x quadro già c'è, quindi devo avere più meno 16, meno 16, qua viene meno 16x più 64. Allora, come vedete, questo e questo intanto se ne vanno. Adesso questo tende a 5, questo tende a 0, quindi il limite non esiste. Perché non esiste? Perché in realtà no, non esiste, esiste e fa più infinito, fa meno no, ho detto bene, non esiste. Perché? Limite x che tende a 4, ma qui c'avete x più 1, qua c'avete x meno 4 per x più 4. Allora, come vedete, questo tende a 5 ottavi
E questo però tende a 0, ma da destra tende a 0 più, e da sinistra, allora facciamo x tende a 4, da destra o da sinistra? Allora, se ci andiamo da destra, questo tende a una costante positiva, il denominatore tende a 0 da destra, quindi una costante positiva fratto una quantità che tende a 0 ma mantenendosi positiva tende a più infinito. Dall'altra parte x meno 4 tende a 0 meno e quindi tende a meno infinito. Quindi da destra tende a più infinito, da sinistra tende a meno infinito, quindi complessivamente il limite non esiste. Poi facciamo ancora un altro. Ovviamente la stessa cosa la potete fare facendo la sostituzione x uguale t più 4 e verificando che sopra viene di ordine 1 e sotto viene di ordine 2. E facciamo che repetita Juve. Quindi ho limite per t che tende a 0, dove stavolta la sostituzione è x uguale t più 4, di che cosa? Quindi abbiamo t più 4 al quadrato meno 3 per t più 4 meno 4, sotto abbiamo t più 4 al cubo meno 4 t più 4 al quadrato meno 16 per t più 4 più 64 uguale limite per t che tende a 0. Sopra cosa mi viene? Sopra mi viene, cominciamo dalle costanti, andiamo in grado ascendente. Allora 16 meno 12 meno 4 è 0, poi doppio prodotto 8t meno 3t fa in totale 5t. E poi viene più t quadro, l'unico t quadro. Sotto viene meno 64 più 64, la costante viene 0. Poi vediamo per quanto riguarda la t. Qui ho meno 16t, qui ho meno, il doppio prodotto fa 8t per 32, fa per 4 fa 32t, qua poi viene più 3t per il quadrato di 4, il quadrato di 4 fa 16, 3 per 16 fa 48, quindi viene 48t. Quindi come vedete poi viene qualcosa con t quadro, diciamo o grande di t quadro, perché tutti i termini successivi verranno t quadro e, però dobbiamo calcolarlo, è meglio calcolarlo così, perché per il solito discorso, per far vedere che non esiste il limite. Intanto questi se ne vanno e fanno 0. Poi t quadro qui non c'è, qui abbiamo meno 4 t quadro e qui abbiamo 3t quadro per 4, quindi fa 12t quadro. Quello che viene dopo, posso dire, siccome si tratterà di qualcosa per t cubo, è un piccolo di t quadro. Adesso guardate bene, qui ci avete 8t quadro e quindi alla fine questo è uguale al limite per t che tende a 0 per il principio di sostituzione degli infinitesimi, 5t fratto 8t quadro. 5t fratto 8t quadro fa 5 ottavi fratto t, che è lo stesso limite che abbiamo calcolato prima, che non esiste, cioè fa più infinito da destra e meno infinito da sinistra. Quindi attenzione che il discorso costante t, t quadro, t cubo, eccetera, vale per t che tende a 0, non per t che tende a 2, per t che tende a 4, per t che tende a 7. Viceversa, se t tende a più infinito è più grande t cubo, è più piccolo t quadro, è più piccolo t, è più piccolo la costante, il contrario. Quindi se t no, allora il problema qual è? Se x non tende né a più infinito né a 0, che cosa facciamo? O dobbiamo fare dei ragionamenti ad hoc, per esempio se x tende a 1 dobbiamo vedere prima la costante, poi
qualcosa per x meno 1, poi qualcosa per x meno 1 uguale, ma non è facile. Potremmo usare, quando sarà il momento, la formula di Taylor, ma anche così non sarà banale, perché tutte le derivate andranno calcolate in 1 e quelle derivate in 1 magari è più facile sbagliarle. È più facile invece cambiare la variabile. Allora, x tende a 1, x uguale t più 1, t tende a 0. Dopodiché posso fare tutti gli sviluppi che voglio di McLaren, quelli vicini a 0. È chiaro? Ok. Penso che... Ah, ecco, facciamo quest'altro. Ce n'era un altro pure da fare. In genere se io qua torniamo un attimo qua, se io qua per un attimo mi immagino di scrivere 4 e trascurare meno 4 e trascurare il resto, pensando, ragiono come se x tendesse a 0, che non lo posso fare, basta fare questo semplice controllo per x che tendeva a 4, questo tende a 0, se ci tolgo questo tende a meno 4, quindi non è, può essere la stessa cosa, non può essere meno 4 più termine di ordine superiore. Lo stesso motivo non può essere x quadro più termine di ordine inferiore, perché per x che tende a 4 il tutto tende a 0, e se ci metto solo x quadro e trascuro gli altri tende a 16, quindi è cambiato proprio il limite, perché quando io metto in evidenza la quantità più grande, nel senso quella che tende più velocemente a infinito o meno velocemente a 0, la parentesi, se vi ricordate, tendeva sempre a 1. Metto in evidenza la quantità più grande, la parentesi, quello che rimane in evidenza, diciamo, dopo che ho messo in evidenza qualcosa, deve tendere a 1. Allora, diciamo, la quantità, cioè, deve avere lo stesso comportamento della quantità più grande. Se avesse lo stesso comportamento di questa, per x che tende a 4, questo tende a 0, questo tende a 16. Non può essere. Quindi fate questo, prima di partire, per chissà dove, fate questo semplice controllo. Soprattutto sul primo passaggio. Cioè, se diciamo il numeratore e quello che voi avete messo in evidenza hanno lo stesso comportamento quando x tende al, diciamo, al valore che c'è indicato nell'esercizio. Facciamo quest'altro esercizio. Limite per x che tende a pi greco mezzi di senguallo di x per x che tende a meno pi greco mezzi più 3 sen x più 2 fratto sen quadro di x meno 1. Allora, se x tende a meno pi greco mezzi, che succede? Quanto vale il seno a meno pi greco mezzi? Meno 1. Qua c'era meno. Allora, al numeratore abbiamo 1 più 2 meno 3 fa 0. Al denominatore abbiamo 1 meno 1 fa 0. Quindi è una forma indeterminata. Ecco, adesso secondo voi che devo mettere? E qual è la sostituzione da fare? X uguale? È banale, T meno pi greco mezzo. T meno pi greco mezzo. Ecco, dopo qualche secondo. Quindi T uguale X più pi greco mezzo. Allora, se x tende a meno pi greco mezzi, intanto t tende a 0, quindi questo diventa il limite per t che tende a 0 di che cosa? Qui abbiamo sen quadro di t meno pi greco mezzi meno 3 seno di t meno pi greco mezzi più 2. Qui abbiamo sen quadro di t meno pi
greco mezzi, meno 1. Allora, come funziona? Ma proprio di nudo, no? No, no, sono angoli nodi, no? Seno di t meno pi greco mezzi, a quanto è uguale? Sono archi... Allora io dico... Allora, guardate. Noi abbiamo, probabilmente nel corso, non mi ricordo se abbiamo detto cos'è una funzione pari o una funzione dispari. L'abbiamo, mi sa, accennato una volta, però ai precorsi sicuramente l'avete visto. Una funzione si dice pari quando f di x è uguale a f di meno x. Quindi innanzitutto deve essere una funzione definita su un insieme simmetrico rispetto allo zero. E poi, per esempio, chi è una funzione pari? Il coseno. Chi è una funzione pari? X quadro. Tutte le funzioni pari hanno un grafico che, se lo piegate lungo l'asse delle ordinate, i due pezzi del grafico si sovra. Okay. Quindi l'esempio, perché si chiama pari? Perché tutti i monomi di grado pari sono funzioni pari. X quadro è una funzione pari, x alla quarta è una funzione pari, x alla sesta è una funzione pari, e così via. Quando è che invece una funzione si chiama dispari? Quindi qui ci siamo i monomi del tipo x alla 2n, poi ci sta la funzione coseno di x, poi ci sta la funzione coseno iperbolico di x, e poi tante altre funzioni. Queste sono tutte funzioni pari. Quando è che una funzione si dice dispari? Quando f di x è uguale a meno f di meno x, o se preferite f di meno x uguale a meno f di x. Il prototipo di funzione dispari sono i monomi di grado dispari oppure la funzione seno. Allora, oppure prendete la funzione x cubo. La funzione tangente e così via. Allora, vedete, che succede adesso? Se io prendo questo pezzo di grafico e lo ruoto di 180 gradi, si va a sovrapporre l'altro pezzo di grafico. Cioè, il grafico stavolta è simmetrico rispetto all'origine. Non rispetto a un asse, ma rispetto a un punto. Anche qui, se prendete questo pezzo di grafico e lo ruotate di 180 gradi, si va a sovrapporre l'altro pezzo di grafico. Quindi, tutto ciò che vi dovete ricordare, o vi fate la figurina, gli archi associati, lo so quello che è, però il problema è, gli archi associati sono questi. Allora, questo angolo è alfa, questo angolo qui è pi greco meno alfa, questo angolo qui è pi greco più alfa, questo angolo qui è meno alfa, ok? Quindi, in effetti, questo non è proprio un arco associato a t, è complementare, cioè è t meno 90 gradi, neanche il complementare. Quindi, o fate la figurina e vi ricordate che, vabbè, qui si vedono i segni perché dipendono dal quadrante, no? Pi greco meno alfa, il seno è uguale, il coseno cambia segno. Da alfa meno alfa, il coseno è uguale, il seno cambia segno, e così via. Poi l'altra cosa da ricordare è che coseno di pi greco mezzi meno x è uguale a seno di x, e seno di pi greco mezzi meno x è uguale a coseno di x. Cioè, quando scambio questo qua, lo sto a fare per chi, diciamo, non ha fatto trigonometria, quando io scambio l'angolo, diciamo, col suo complementare, che succede? Che questo triangolo
i due cateti si scambiano, quindi seno e coseno si scambiano quando passo da alfa a pi greco mezzi meno alfa, o da x a pi greco mezzi meno alfa. Questa è l'unica altra cosa da sapere, ma in realtà formula degli archi associati o quella figurina là che serve a ricordarsene quando questa regola qui, e ricordandosi che il seno e il coseno sono pari e dispari, rende tutto molto facile. Per esempio, qui che cosa abbiamo? È uguale al limite per t che tende a 0 di. Allora, se il quadro di t meno pi greco mezzi, il sen quadro è una funzione pari o dispari? Pari, perché il seno era dispari, ma sen quadro è seno per seno. Il prodotto, vale come per le regole di segni, prodotto di due funzioni pari è pari, prodotto di due funzioni dispari pure è pari, prodotto di una funzione pari e una funzione dispari è dispari. Quindi se io cambio segno qua dentro non succede niente, quindi il primo passaggio posso fare sen quadro di t meno pi greco mezzi. Qua la stessa cosa, meno 3 se scusate, pi greco mezzi meno 3. Se no era vero, ma era banale perché l'avevo semplicemente copiato. 3 seno di pi greco mezzi meno t più 2. E sotto faccio sen quadro di pi greco mezzi meno t meno 1. Uguale, uguale. Limite per t che tende a 0 di che cosa? Adesso seno di pi greco mezzi meno t è coseno di t. Quindi qua ci posso mettere coseno quadro di t meno 3 coseno di t più 2, e sotto c'è coseno quadro di t meno 1. Adesso cosa posso fare? Adesso, che non fa mai male, ricontrollo un attimo che le cose non siano cambiate. Per t che tende a 0, questo tende a 1, questo a meno 3, più 2 fa 0, 1 meno 1 fa 0. Quindi intanto diciamo il numeratore e il denominatore sono, continuano a tendere a 0. Poi sopra posso fare il limite per t che tende a 0. Allora qui posso fare coseno di t meno 1 per coseno di t meno 2. Vedete, coseno quadro, cioè, il meno 1 si annulla, no? E quindi deve essere divisibile per coseno di t meno 1, quindi coseno quadro di t meno 3 coseno di t più 2. E sotto c'è coseno di t meno 1 per coseno di t più 1. Quindi questo e questo semplifica. E quindi adesso che cosa abbiamo? Per t che tende a 0 il coseno tende a 1, quindi questo tende a meno 1 sopra e sotto tende a 2, quindi meno 1/2. Banalmente si è risolta. Dubbi, perplessità, incertezze? Ok. Adesso vediamo di imparare un'altra cosa, sempre sugli esercizi. Fatemi cancellare tutto quanto perché mi servirà anche più di una lavagna, quindi meglio cancellare. Allora, mi serve di anticipare questa cosa dalla teoria.
fin quando la derivata è positiva la funzione sta salendo, fin quando la derivata è negativa la funzione sta scendendo. Cioè se in un intervallo la funzione ha sempre derivata positiva e sta salendo, se in un intervallo ha sempre derivata negativa allora sta scendendo. Se l'intervallo è aperto è monotona decrescente, supponendo che sia derivabile tutto l'intervallo. La derivata seconda noi la vedremo abbastanza col binocolo, nel senso che sì, la vedremo in teoria, però nella pratica se io ti do una funzione del genere, per esempio, per esempio, va bene, la derivata prima ancora la fai, la derivata seconda la fai, però studiarla ti voglio vedere, chiaro? Quindi vabbè, questa è la prima funzione che mi è venuta in mente, ma insomma non è importante, basta che sia una funzione abbastanza composta, perché se una funzione diciamo è composta, già la prima, quando applichi la regola della catena per fare la derivata prima, fai la derivata, la funzione stessa, insomma la derivata viene il prodotto di vari pezzi che sono a loro volta funzioni composte. Quindi nella derivata seconda stavolta hai il prodotto di più funzioni composte, ciascuna la devi derivare con la regola della catena, però poi tenendo conto del fatto che la derivata del prodotto si fa con la prima, la derivata della prima per la seconda, eccetera. Quindi i pezzi aumenteranno e soprattutto ci sarà la somma di vari pezzi, non sarà più solo il prodotto. Quando c'è solo il prodotto di vari pezzi, io per vedere dove si annulla basta che annullo ogni singolo, diciamo uno dei vari pezzi, chiaro? Se invece ho una somma è molto più difficile valutare dove sono gli zeri lì, magari una sale, una scende, la somma che fa? Boh. Se una sale, per esempio, sta salendo, vale qua meno 2, là più 3, per 0 c'è passata una volta sola. E posso anche in qualche modo approssimare dove si trova lo 0. Altrimenti sono dolore di pancia. Quindi, dal momento che, mettiamola così, voi al compito, diciamo, non... per regola non dovreste usare calcolatori, calcolatrici grafiche, eccetera, eccetera. Ma tanto, fino ad ora, o semplicemente, adesso ci sono anche telefonini ultrapotentissimi, con Android, quindi. Però, il discorso è che lo schermo è sempre lì. Quindi, qualunque programma voi sappiate usare, prima di tutto se sapete usare un matematica, un Maple, una roba del genere, se sapete usarli bene, per sapere usare bene dovete conoscere la matematica, anche un derivato. Ma in ogni caso io sono sempre, diciamo, se vi do una funzione ci sarà sempre, è più facile che ci sia qualche problema nella visualizzazione che ti rende difficile vedere quello che la funzione fa, piuttosto che tu fai il grafico, insomma si vede, se tu fai il grafico e leggi le informazioni dal grafico e le leggi pure male, vuol dire che diciamo fai il grafico ma la derivata prima non l'hai fatta, mi dici non c'è speranza di riuscire a imbrogliare se non si conosce un po' di matematica. Però se vogliamo quindi fare uno studio di funzione, perché poi alla fine quello sarà l'obiettivo, che convinca il professore che diciamo che sapete un po' di matematica, qual è il problema? Il problema è che diciamo la derivata seconda spesso sarà quasi inutilizzabile, nel senso che dovrei avere o conoscenza, diciamo dovrei essere o un male della matematica per tirare fuori mezz'ora informazioni dalla derivata seconda, spesso capirà così. Viceversa, se mi studio bene la derivata prima riesco a ottenere tutte la derivata prima. Che cosa è la derivata prima? Soprattutto il segno della derivata prima. Riesco a ottenere tutte le informazioni
che diciamo di cui ho bisogno, perché molto spesso, a parte i flessi, molto spesso io voglio sapere dove la funzione sale, dove la funzione scende, qual è un punto di massimo locale, quando vale la funzione là più o meno, e così via. E anche sui flessi, cioè sugli zeri in quel caso, supponendo che, a parte le eccezioni, cioè dove per esempio la funzione la funde angolosi o altre cose eccetera, però insomma, gli zeri della derivata seconda, anche lì non mi interessa tutto lo studio della derivata seconda, mi interessa solo dove quanti, per esempio, quanti zeri abbia la derivata seconda. Per capirci, se io so di una funzione, so che il campo di esistenza è 0 più infinito, so che la funzione fa così, so che l'asintoto fa 1 e la funzione sulla sintesi ci va di sopra, cioè io so queste due informazioni, il limite, diciamo il campo di esistenza uguale 0 più infinito, poi so che il limite per x che tende a 0 più di f di x uguale meno infinito, il limite per x che tende a più infinito di f di x uguale 1 più, state attenti qua, perché questo tipo di informazione in genere voi la trascurate, invece è fondamentale. Se io so che ci va da sopra, io cosa so? Quale può essere il comportamento più semplice di questa funzione? Lo vedete che ci resta per forza un flesso? È chiaro che io sto scoprendo la funzione stia andando 1 più, cioè, insomma, che non stia oscillando facendo altre cose strane, ma normalmente così è. Però quando io so questo, al 99% qua sopra ci resta un flesso, perché se qua ci sta andando 1 più in maniera che la funzione sarà, quando vedremo, convessa, e dove c'era un massimo, il massimo sta al di sopra, e dove c'è un massimo la funzione sarà concava, e dovendo passare da concava a convessa dovrà avere un punto di flesso. Se invece io sapessi che la stessa funzione qua sotto va a 1 meno, allora è più facile che la funzione faccia così. Se poi per esempio, però andando a valutare il massimo, trovo che il massimo sta qua, allora deve riscendere e rifare così. Allora a questo punto i flessi ce ne devono stare due. E io qua ancora non ho fatto niente, sono solo due limiti della funzione e magari un punto di massimo, un punto perché ho determinato un valore della funzione dove sta. Se io per determinare questo comportamento qua basta che so questa informazione qua, questa informazione qua, e poi so che per esempio in qualche punto la funzione vale 2. Se in qualche punto la funzione vale 2, il massimo deve valere più di 2. Quindi meno che meno, può fare anche molto peggio di questo, però meno che meno deve fare questo. E non ho fatto manco la derivata prima. Quindi il tutto, quando andremo a fare uno studio di funzione, sarà confrontare tutte le informazioni che ho dai limiti e dalla derivata prima. Già così sapete un sacco di cose. Poi la derivata seconda si fa, se c'è tempo, se ci sta modo, per, diciamo, se è possibile studiare qualche un po' della derivata seconda per confermare cose in realtà che sappiamo già. Chiaro?